come sono nati questi scatti che vediamo esposti qui ad Albino? Sono nati per casualità, perché io lavoro in una casa famiglia per anziani ad Albano Sant'Alessandro e giocando con gli anziani con la fotografia abbiamo rivisto questi scatti in TV, a loro sono piaciuti molto e abbiamo aperto questa attività fotografica con loro. Abbiamo fatto una mostra 4 anni fa che stiamo portando in giro, itinerandola in vari paesi. Com'è stata questa esperienza per gli anziani che sono i protagonisti di queste foto? A loro è piaciuta tantissimo, finalmente sono tornati a essere interpreti un po' della loro vita e delle loro giornate. In effetti quando abbiamo esposto le fotografie hanno voluto rivedersi e rivederle diverse volte, sono stati veramente felici di questa cosa, la ricordano, per carità quelli rimasti, la ricordano ancora oggi e chiedono spesso di rifare. In effetti a dicembre faremo un'altra mostra con i loro primi piani che si chiama Ricordavi, e che si sono divertiti a trasformarsi con i cappelli di una volta, con le pipe, con delle cornici, a mettersi in gioco ancora ridendo e mettendosi in primo piano. Vediamo queste foto, volevo soffermarmi sullo sguardo, sui dettagli che cercano di cogliere. Vediamo tante mani, anche dei volti ripresi da vicino, ecco perché queste scelte? Perché secondo me nelle rughe delle mani e dei visi degli anziani c'è la loro storia, c'è la loro vita e la raccontano, quindi ho scelto proprio appositamente di inquadrarli direttamente e di, diciamo, mettere in risalto queste rughe, queste mani che raccontano la loro storia, mani di lavoratori, di muratori con le cicatrici sulle mani, mani di gente che ha lavorato nel cucito con i polpastrelli lisci e lucidi, e mani che sono stanche di contadine che hanno comunque fatto una serie di lavori pesanti. Quindi queste mani che comunque parlano oggi, raccontano la loro storia, e quindi questa è stata la principale espressione per me in queste foto, che possono magari intristire in alcuni momenti perché sono magari foto di stanchezza, foto di riposo, foto di al buio, ma che raccontano comunque attimi della vita di questi anziani. Perché questa mostra fotografica in casa Honegger? Ma perché teniamo molto anche alle terapie non farmacologiche, nel senso che l'obiettivo di questa casa, oltre al curare il corpo, è anche quello di curare lo spirito, e quindi l'arte è sempre in grado di fare questo, e oltre a questo abbiamo tanti altri progetti, tante terapie non farmacologiche, ma abbiamo trovato questa collaborazione con Riparte, e era molto interessante perché ci permetteva di variare ogni mese una diversa installazione fotografica, pittura, qualsiasi cosa, e quindi abbiamo deciso di partire anche con questo progetto che permette ai nostri residenti di godere appunto dell'arte. La mostra, lo ricordiamo, è allestita all'ingresso di Casa Honegger. Questo spazio tra l'altro sarà tra poco rinnovato, e sarà rinnovato anche con l'idea poi che ospiti altre mostre, come abbiamo detto. Sì, esatto, infatti questo è un atrio che subirà dei lavori, tutta la struttura, per ammodernare appunto l'edificio, e visto che questa collaborazione continuerà ad essere attiva, abbiamo predisporremo l'atrio in modo che ci siano dei cavalletti e degli spazi appositi per poter inserire sempre nuove opere.